Non fate i cretini, sganciate i quattrini! Mamma, dobbiamo fare un discorsetto. Noi ti amiamo e vogliamo solo il tuo bene, ma i tuoi metodi educativi sono troppo rigidi e troppo severi. Tipo il nuovo tutore. Impara! 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 Hai imparato qualcosa? Non lo so, Caligola ha avuto la punizione che meritava. Ottimo, sta funzionando! Impara! 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 So perfettamente che mi vuoi bene, ma sembra che tu sappia esprimerlo soltanto con la chimica organica e la matematica teorica. Per favore, rimetti la mamma tigre dentro la gabbia e allora può darsi che papà torni a casa. Tiger! Per questo siamo al palazzo, ma ho come l'impressione che voi abbiate altri programmi. Noi siamo gli Spice Boys. Fermatevi e fatevi da parte, perché siamo qui per insaporire la vostra vita. Io sono Gassio. Voilà, io Vinegar. Io invece sono... sono tarda. Diminutivo di ritardato. Diminutivo di mostarda. E su, ragazzi, me l'hanno già fatta mille volte sta battuta e non fa ridere, va bene? Anche a me piacciono i diminutivi, ma mica mi faccio chiamare Nick. Vinny, non dire quella parola o ci farai finire nei guai. Non vorrei essere cacciato dal gruppo come Baby Spice. Quando vado fuori città per lavoro cerco sempre di informarmi su dove sta andando. Le attrazioni turistiche e locali migliori come sono messi a figa. Avrò diritto di sfogarmi. E io sono Mohogano. È una vecchia citazione, signore, ma piacerà. Ehi, ma quello è Garlic Union! Non eri in una dimensione da cui non si poteva scappare? Sì, sono scappato. Oh no! Già, e adesso ho imprigionato il Supremo e cosparso l'intero pianeta con la mia polvere magica. In realtà è una sostanza che Popo faceva fermentare da un paio di secoli. Dice che è ottima da svapare o per farci su un clistere. Che schifo! E adesso, con l'aiuto dell'invincibile Stella dei Demoni, potremo finalmente abbattere le difese della Terra! Ma ti prego, abbiamo Junior e lui ha battuto Freezer seconda forma! Cosa pensate di... Ah, grandioso, perciò adesso è lui quello drogato! Prendiamoli a legnate in culo! Cazzo! Scusa, io parto sempre a tutto gas! Le conseguenze del gas mostarda durante la Seconda Guerra Mondiale sono state atroci perché... Comunque era la prima guerra mondiale. Lo so, è che quando dici guerra mondiale ti viene automaticamente da dire seconda, tipo Terminator, no? Lo sanno tutti che c'è un primo film, eppure si parla sempre solo del seguito. Krilly, oh madonna, stai bene? Avevamo fatto bene a saltare questa saga. Piuttosto Vegeta dov'è? Lui potrebbe aiutarci. Sembra che sia in giro per lo spazio alla ricerca di tuo padre. Allora, ho controllato su tutti i pianeti a parte Yardrat e Vampa. Ehi, ma sto fluttuando nello spazio. Minchia, oh, che culo che in questa zona della galassia c'è l'ossigeno! E così a sto sfigato gli faccio! Fra l'altro è un materiale molto pregiato, molto costoso, ti rendi conto? Ah! Porca troia! Ah! Mohogano! No! No, beh, in realtà lo odiavamo, per cui alla fine non è che me ne freghi tanto, però cazzo, mi faceva usare il suo Netflix! Stranger Things non mi ha fatto impazzire, ma la casa di carta mi ha preso un sacco! Cazzo! Troia, Gohan, hai appena ucciso due persone! Adesso sono assetato di sangue! Ma scusa, ti sembra il modo? Gassius, guinzaglia il cocainomane! Attacca, Puffy! Eve! C'è! Eve, siamo arrivati al punto in cui c'è Junior che dice Dodge! Schiva, metti schiva. No, io vorrei cambiarlo una volta tanto. Mettiamo scansa, per favore. Ho sempre voluto dire scansa. Scansa? Sì. Se no? Evita. Se no? Che ne so. Eludi, bellissima. Eludi, bellissima. Allora metti recalcitranza, già che ci sei. Sì, no? Ma noi siamo portatori di linguaggio. Non possiamo usare sempre le solite due parole in croce, Cristo. E io sono portatore di pisso, mi fai pisciare, grazie. Sì, vai. Scrivi! Madonna! Schivo! Bene, e ora strozzalo! Strozzalo come se non ci fosse un domani! Stringi! Wow, dai! Cosa? Ma Cristo, cosa? Stringi i denti e ritorna in te!
Oh, grazie al Supremo. Bene, bene, rimettiti a strozzarlo. No, ora è imbarazzante. Sei imbarazzante, Gohan. Mi è venuta fame. Fermo, fermo, fermo. Ti supplico, maestro Junior, non permettere alla polvere magica di controllarti. Ma no, gli abbiamo dato della cocaina, non stavi ascoltando? Cosa? È una spezia. Il sale della vita. Il maestro Popo la lascia sempre in giro. L'altro giorno abbiamo fatto dei biscotti e non è finita bene. Beh, all'inizio eravamo a palla, è stata una giornata straproduttiva, ma poi no. Voglio anch'io dei biscotti alla bamba. Avanti, Junior! Fa come un Novax e accoppa quel bambino innocente! Che cazzo, pure i Novax! Non stiamo un po' pisciando fuori dal vaso? Ma questa è arte, possiamo farlo! Aspetta un attimo, vuoi vedere una schifezza? Ti prego, una schifezza, no! Oh, santo cielo, perché? Oh, no, no, non farlo! Che schifo, che schifo! Sto per sboccare, sto per sboccare! Oh! Vinny, credo che l'effetto della bamba sia passato. Ancora! Ne voglio ancora! Mamma mia, calmiamoci! Dovrebbe essercene dell'altra qui in giro. No! La mia cocaina! Maestro Junior, ho già fatto un discorsetto a mia madre e non ho intenzione di farlo anche a te. Vabbè, mi è passata la storta. Ciao, belli! Ma mi state prendendo per il culo! Sapete che c'è? Va bene! Sono un demone forte e indipendente e non ho bisogno di scagnozzi! Immagina la mia mazza in questa forma! Oddio, è gigante eppure immortale! È del tutto impossibile sconfiggerlo! Esatto, pezzi di merda! E ora ammirate il terrificante abisso della zona morta! Per avermi cesiliato, patirete il medesimo abominevole destino per l'eternità! E... aspetta! Ma cosa? Non ci credo, l'ho fatto di nuovo! Ho fatto esattamente la stessa cosa con cui l'altra volta mi sono autoincolato! Che cavolo mi salta in mente? Eh sì che il mio terapeuta mi aveva detto di non farlo mai più! Siamo lieti che tu abbia cercato aiuto. L'ho fatto per me stesso, ma apprezzo il sostegno. Comunque, che nessuno si muova! Che nessuno muova un dito! Adesso chiuderò il portale e poi vi sconfiggerò grazie alla mia immortalità e... oh! Vi ho fatto aspettare, eh? Che cosa ho appena visto, cioè... sognato. Cavolo! Mai nella vita mi iscriverei a un canale del genere. E col cavolo che cliccherei sulla campanella delle notifiche. E figuriamoci se gli metterei mi piace su Facebook. Non si dorme durante le lezioni! Impara! 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 Salve, state ascoltando Rai Radio Z. Sono Eloisa De Bartolomei e stasera abbiamo con noi Vinegar, autore del successo letterario di quest'anno Colpa delle stelle dei demoni. Dunque, in questo libro lei si definisce quello grosso e senza cervello. Come mai? Perché all'epoca era il ruolo che mi ero cucito addosso. O meglio, che mi ero fatto cucire addosso dagli altri. Fin troppo spesso ricadiamo nei preconcetti impostici dalla società, perché non conosciamo altro, no? E il mio libro tratta di questo, del cambiare se stessi e, si spera, le persone a noi vicine. E si sente in colpa per tutte le persone che ha massacrato nelle sue scorribande per lo spazio? Mi consenta di parafrasare Alexander Pope. Errare è demoniaco, perdonare è divino. E ritengo che a definirci non sia l'insieme dei nostri errori, bensì la rotta del nostro futuro. Parole sagge di un uomo tutt'altro che grosso e senza cervello. Grazie, signor... Nick. Oh, cavolo. Mi chiami Vinny, per carità.